Nel Principato si è spenta l'eco del rombo dei motori di Formula 1 e si è disperso l'odore delle benzine speciali. Noi vogliamo raccontarvi di un gran premio a impatto ambientale zero, alimentato dalla creatività di una nuova generazione. I liceali di tutto il mondo conoscono la sfida delle Mousetrap Cars, modellini azionati dall'energia rilasciata dalla molla di una trappola per topi. Il secondo Gran Prix di Monaco di Mousetrap Cars si è svolto nel tunnel Riva e quest'anno prevedeva una prova di accelerazione cronometrata sulla distanza di 10 metri. L'accelerazione è tutto nelle gare di motori. Oui, ma non solo l'accelerazione, anche adesso c'è la trazione, perché sì, le ruote cominciano a patinare, non funziona, c'è bisogno di trovare un certo livello, fa la velocità e la... e l'accelerazione, ma è favolosa, come sempre. L'anno scorso era la distanza, adesso è una corsa di dragster. E quando si pensa che si fa con un molle di mousetrap, è fantastico. E il nostro ingegnere qua ha trovato un'idea incredibile. Domani c'era la recuperazione di energia anche per la prossima... Ah, ecco, una prossima idea. Successo della seconda edizione, che è cambiata dalla prima per quanto riguarda le regole di gara. Ci sono già dei progetti per la terza edizione? No, appunto, Jackie ci ha dato qualche idea. Qualche idea. Così è abbastanza difficile, No, ma comunque anche quest'anno i ragazzi hanno mostrato passione, che è la cosa più importante per imparare, e ritengo che ancora una volta abbiamo fatto un'esperienza di vita, l'emozione della gara, l'emozione del guasto all'ultimo minuto, il problema del cambio, cioè, i ragazzi sono contenti e per me imparano, quindi è quello che noi dobbiamo, avendo un'età... Vedi com'è contento? I giovani sono favolosi, veramente è una grande idea. Perché il fine ultimo di questo tipo di competizione è quello di scatenare l'ingegno delle nuove generazioni. Esatto, l'ingegno e la passione. Il fatto poi di imparare, di scoprire che più impari, più ci sono cose che ancora non sai, no? E che se insisti alla fine ci riesci, no? Quindi questo è, penso, il vantaggio della competizione, il vantaggio di far capire il passaggio dalla teoria alla pratica. Con dei veri commissari di pista e un vero direttore di gara, 10 team di ragazzi provenienti da Monaco, Francia, Italia, quest'anno anche da USA Virgin Islands, si sono sfidati con i loro prototipi autocostruiti, frutto dei loro studi. Nella finale ha avuto la meglio Vittorio Mazza del liceo Malpighi di Bologna, secondo posto per Andrea Di Giulio Antonio e Lorenzo Piottoli del liceo Aprosio di Ventimiglia. Sul podio anche Ilaria Menchetti e Zarina Puga del FAMB di Monaco. I ragazzi, accompagnati dai loro professori, sono stati premiati dal primo ministro Michel Roger e dal consigliere per gli interni Patrice Selario. Il premio per i più giovani designer è andato a Filippo Fiocchi e Massimo Fugiglando del Collegio San Carlo di Milano. Per tutti i concorrenti al Gran Premio delle macchine Trappola per Topi, un invito ad assistere al vero Gran Premio di Formula 1. Chissà che tra loro non ci sia un nuovo progettista di auto da corsa ad impatto zero.